Mi dice Bloster, che mi chiamava così, non so perché, come l'antifurto. Mi dice Bloster, perché non sei venuto a pranzo? Faccio, c'ho la febbre, ma sono un dottore. Che cazzo, non me lo ricordavo, scusa. E questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare, che farà sognare. Milano ha deciso di fare un'iniziativa non scontata, non banale, secondo noi molto azzeccata, cioè quella di dedicare il centro di accoglienza di Viale Ortles, quello che i milanesi chiamano storicamente il dormitorio, a Enzo Iannacci. Io sono felice che il nome del papà possa essere accomunato ad un atteggiamento così nobile, perché era un po' il suo modo di vedere la vita, il suo modo di essere, oltre il fatto che potesse essere geniale, un po' matto, simpatico, irriverente, era anche un grande medico. E i medici aiutano le persone. Parlare di Enzo è come parlare di mio fratello maggiore, per cui non faccio fatica. Era un familiare per me, non era solo un amico. È sempre un peccato che non ci sia il festeggiato, questo è. Una volta eravamo a fare delle prove e ci fu una lunga discussione sugli accordi del blues. Una volta mi visitò anche come medico. Enzo era uno che amava le storie del blues, l'Armando, quello con le scarpe da tennis, Vincenzina e la sua fabbrica. Perché questo appunto spesso viene vissuto come un posto strano, Viale Ortles, il dormitorio, chissà cosa c'è. Invece poi alla fine sono semplicemente persone che stanno qui perché non hanno una casa e che noi dobbiamo tutti quanti sostenere per poter tornare a vivere in maniera ancora più dignitosa. Canterò un pezzo ispirato da un uomo che abita qua e che ho incontrato, che chiedeva l'elemosina, mi ha riconosciuto, mi ha detto non mi riconosci, era un ex discografico e il suo mondo è crollato, uno dei tanti padri separati, i nuovi poveri. E la cosa che più mi ha colpito è che a un certo punto mi ha detto non vedo mia figlia da 5 anni perché sai abito in Viale Ortles. Credo che non ci sia luogo di Milano che non sia stato sfiorato almeno una volta dallo sguardo di Enzo Iannacci e quindi poi cantato dalla sua poesia, dalla sua musica. E credo che non esista tra l'altro artista che nella storia di questa città abbia saputo davvero raccontare Milano, ma tutta intera, non divisa in quartieri, non divisa in zone, non divisa in dialettica centro-periferia. Credo che questa fotografia, questo sorriso, questo ottimismo, questo sguardo verso il futuro è in realtà ciò che oggi ci riempie di voglia e anche di gioia per questa meravigliosa giornata. I poveri e la povertà sono una parte della Milano migliore, della Milano che si deve riscattare, della Milano che è stata dimenticata troppo a lungo. La si nascondeva, ci si vergognava, bisognava esibire la Milano da bere e così si è cancellata la Milano di Enzo Iannacci. Oggi forse torna fuori. Sì, lo so. Bene, che parti così. Va bene. Schiaccio il tasto, inizia a cantare. 1, 2, 3, 4. Sì, sì, lo so. Come si è potuto vedere, solo oggi abbiamo realizzato che la canzone per noi a casa finiva a un certo punto. Invece le canzoni finiscono anche con una certa musicalità. Invece lui dice, guarda, abbiamo finito. Invece poi è corso il nostro aiuto Paolo Belli che ci ha dato una mano. Volevamo metterci un po' in gioco, provare anche noi a fare un passo in più, sapendo che comunque Enzo avrebbe sorriso. E questo luogo verrà intitolato a uno dei, se non il mio più grande maestro, quindi essere stato invitato qua oggi mi rende orgoglioso come uomo, prima e come artista. Io ho la Iannaccite e ogni volta che lo andavo a vedere poi facevo di tutto per andare in camerino a conoscerlo. Mi ero inventato anche che Pino Sacchetti, il suo sassofonista, fosse cugino di mia madre, lo giuro. Abbiamo dato indicazione a tutti di venire in scarpe e tennis. E se vedete, guardate i piedi
di tutti gli artisti, hanno tutte le scarpe da tennis. Grandi attori, artisti, cantanti, comici vicini a Iannacci ci hanno sorriso immediatamente. Abbiamo dovuto insistere pochissimo e ci siamo adoperati per avere questo risultato che credo sia un risultato molto bello. Ancora un po' ridere a parlare di Enzo Iannacci, perché per me è stato solo Enzo. L'ho conosciuto che non ero ancora nata. Mio padre, mia madre, le mie zie hanno con lui riso e scherzato sul marciapiede di una piazza da dopoguerra, con tanto di preti morti ammazzati dai fascisti e bombardamenti notturni. Iannacci e Beppe Viola sono il motivo per cui io faccio questo mestiere e molti di noi fanno questo mestiere. Arrivava tutti i giorni col suo impermeabile, col motorino, spesso arrivava senza casco. I vigili lo fermavano e dicevano: "Dottor, ma proprio lui! Un intervento urgente, che lo sapevano tutti che non faceva più medico da un po'. Però insomma glielo lasciavano passare perché gli volevano bene tutti. La forza di Enzo stava sempre nello spiazzamento, nel osare sempre l'inosabile o nello spostare la mira sempre di quei 50 centimetri che sconvolgessero la regolarità. Ho cercato di tirare fuori quello che chiamavo il cinismo buono che aveva Enzo e lo sento molto vicino anche al mio modo di fare spettacolo, per cui ho trovato questo. Lui era anche in più un musicista e anche un medico, cosa che a me mancano. C'ho la biro, va bene? No, perché qui allora uno che lavora al tornio senza la biro è un pirla, Questo mi ricordo io di Enzo. Il ricordo più bello per me è questa canzone, era questo del Tornio e di tante altre belle canzoni che ho sentito sue, e si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, e infatti non sono più andato. Yeah.